Oggi vi mostrerò come creare facilmente un blog con Google. Prima di tutto dovrete creare il vostro account Google. Una volta che avete creato il vostro account, non dovete far altro che andare sulle varie applicazioni che Google mette a disposizione dei suoi utenti. Quindi, in questo caso, cliccate qui in alto a sinistra dove sono presenti questi quadratini App Google e dopodiché cercate l'applicazione Blogger. Eccola qui, troverete quest'icona quadrata con la B di blogger. Insomma, è facile da trovare, non ci saranno problemi. Una volta che cliccate qui, ecco che vi ritrovate sulla pagina principale. In questo caso io sono già su uno dei miei blog, ma voglio creare un nuovo blog, quindi non devo far altro che cliccare qui in alto a sinistra sul menu a tendina e andare su Nuovo blog. A questo punto la prima cosa che devo fare sarà scegliere un titolo. In questo caso io sceglierò un titolo puramente esemplificativo, tutorial, e anche il nome del blog sarà un nome a titolo di esempio, quindi non è facile a volte trovare anche degli indirizzi disponibili. A questo punto ho trovato il titolo. Non devo far altro che creare il mio blog. Come vedete, Blogger mi propone subito dei temi per il mio blog. Contempo, SEO, Emporio, Rilevanti, Semplice, Fantastico, Filigrana, Etereo e Viaggi. Quindi questi sono, diciamo, dei template che io posso utilizzare per il mio blog, ma questi li possiamo personalizzare anche in seguito. Adesso io vado su Crea blog qua in basso, clicco. Io ho già il mio blog. Ora Google mi chiede di trovare un dominio per il mio blog e connetterlo subito, ma io posso anche tenere il dominio che mi ha dato Google, quindi avrà un'estensione che sarà sempre blogspot.com o .it. Se poi in caso voglio collegarlo a un nuovo dominio, lo posso fare molto facilmente. Questo lo vedremo nelle impostazioni. A questo punto clicco qui dove c'è scritto no grazie, perché in questo caso non mi interessa collegare il mio blog, e vi faccio vedere direttamente come funziona la pagina di Blogger. Allora, qua post dove voi potete pubblicare i vostri post, o meglio, dove sono i vostri post. Per pubblicare un nuovo post non dovete far altro che cliccare qui dove c'è scritto nuovo post, e a questo punto potete scrivere un testo. Come vedete, gli strumenti per il testo sono qua in alto, simili a quelli che ci propone Word o comunque un qualsiasi programma di semplice di scrittura. Potete anche inserire dei link, qua inserisci link, potete inserire delle immagini, potete inserire anche dei video oppure dei caratteri speciali. È abbastanza semplice e intuitivo da utilizzare. Ora torniamo però sulla pagina principale. Qua abbiamo invece le statistiche. Questo ci permette di controllare le statistiche che riguardano il nostro blog. Quindi possiamo vedere quante persone hanno visitato in un giorno o in una settimana il nostro blog. Possiamo vedere la provenienza di queste persone, possiamo vedere anche quali sono le sorgenti del traffico, quindi quali parole chiave o quali siti o motori di ricerca e strumenti sono stati utilizzati per accedere al nostro sito, quindi se l'accesso è stato effettuato da uno smartphone piuttosto che da un PC o da Windows piuttosto che da Chrome, o se l'accesso al nostro sito è avvenuto tramite una ricerca Google o tramite altri siti esterni dove noi magari abbiamo pubblicato gli articoli del nostro blog. Qua è possibile vedere i commenti. Qua invece è possibile attivare nel sito le monetizzazioni, i profitti. Cosa significa?
Significa che noi possiamo richiedere l'autorizzazione a Google per pubblicare sul nostro blog i famosi Google AdSense, che sono degli annunci pubblicitari. Tramite questi annunci pubblicitari è possibile monetizzare il nostro sito. Funziona praticamente in base al numero dei click che noi riceviamo da parte degli utenti, cioè gli utenti cliccano sul quadratino di Google AdSense, che è un annuncio pubblicitario sostanzialmente, e in base al numero dei click noi possiamo monetizzare. Prima di poter avere però gli annunci AdSense sul proprio sito, bisogna aspettare l'approvazione di Google, che attenderà che nel nostro sito sia presente un numero sufficiente di contenuti e valuterà anche l'idoneità dei nostri contenuti. Qua possiamo vedere le pagine, è possibile anche attivare delle campagne, possono essere delle campagne di sensibilizzazione riguardo un argomento in particolare. Qua possiamo controllare le nostre pagine, qua possiamo controllare il layout, ma questo possiamo controllarlo anche dall'opzione tema. Questa è l'opzione che ci permette di personalizzare l'aspetto del nostro blog. In questo caso il blog inizialmente comparirà così. Questa è l'immagine live che compare sul PC, questa invece è l'immagine e l'impostazione che comparirà sullo smartphone. Noi però possiamo personalizzare queste impostazioni. Quindi vado qui, clicco su Personalizza. A questo punto io posso scegliere il tema per il mio blog, quindi come vedete ci sono tante possibilità. Adesso questo è il template con tempo, io potrei scegliere per esempio rilevanti o potrei scegliere semplice, un tema semplice, potrei scegliere il tema a finestra, proviamo, clicco. A questo punto ho anche diverse opzioni per lo stesso tema a finestra, quindi devo scegliere qua sotto tra queste tre quella che più mi piace, che potrebbe essere questa, per esempio. Posso modificare anche lo sfondo, quindi clicco su sfondo e non devo far altro che scegliere l'immagine a me più congeniale, potrebbe essere questa, per esempio. Potrebbe essere questa, insomma, qua dipende dai nostri gusti, o potrebbe essere questa. Devo sempre confermare la mia scelta, quindi cliccare qua in basso nel tasto arancione, completato. Posso modificare le larghezze degli sfondi, come vedete, posso restringerlo, posso allargarlo, posso modificare anche la misura della sidebar qui a destra. Sidebar che io volendo posso anche spostare a sinistra. Come posso spostarla? Andando qui sul layout. Sul layout io posso decidere quella che sarà l'impostazione del mio blog, quindi la struttura. Facciamo un esempio, clicco qua. Voglio spostare la colonna, la sidebar a sinistra, allora clicco qui nel template che mi dà l'opportunità di avere la sidebar a sinistra. Clicco. A questo punto applico le nuove impostazioni al blog, quindi clicco qua in alto a destra dove c'è scritto applica al blog. A questo punto io ho apportato le nuove impostazioni. Posso andare anche su avanzato se voglio cambiare i caratteri dei titoli dei vari link, i colori, i testi delle schede, il titolo del post o l'intestazione. Ma queste sono cose che ognuno di voi poi potrà personalizzare a seconda dei suoi gusti. Come vedete, utilizzare l'applicazione Blogger di Google è abbastanza semplice. Dà l'opportunità a chiunque di creare un blog e può essere interessante anche l'idea di utilizzare i blog a scopi didattici. Spero che questo tutorial breve e
semplice sia stato comunque chiaro e che possa esservi utile. Grazie.